Ciao ragazzi, si va al COM a Milano. Sono un po' serata. Faccio come Surrey che fa così. Sono un po' impasserata. Abbiamo fatto ieri le Alcolimpiadi, fuori di testa. Dalla casa di un mio amico. Sono tantissimi giochi di velocità, di enduro, degli alcol. E quindi sono a livelli. Chissà cosa faremo oggi, 0-2 a casa, meno male, spero, vado a dormire. Il conto è stato vinto da Alessandro Del Gaudio. Se non si presenta, ho già fatto la classifica, però penso che verrà. Detto ciò, ho già comunicato tutto agli organizzatori dell'evento e boh, basta. Speriamo di far bene. No, sono devastato. Però 0,5 di birra in 5,27, gran tempo. Medaglia d'oro. In ritardo, zio, porco. Corriamo! Corro! Come farebbe Giordano? Lui è il vincitore del giveaway. Il perditore del torneo. Però vabbè, abbiamo giocato gratis, dai. Mica che schifo, esatto, mica fa schifo. Così mi credono che ho dato. Vero, tutto è vero. Vero, tutto mi ha fatto vero. Preoccupare, è arrivato in ritardo, ma... Ma perché ero ubriaco. Però, a posto. Riga, giocare in after non mi sembra un buon piano. 0-2. Abbiamo perso da Eldrathron, che pensavo fosse un trono, perché G1 non mi ha fatto niente. E invece G2 era trono. E poi abbiamo perso da Goblin, che non ho... era da un po' che non ci giocavo, avevo pochi botti. G2 l'ho perso da Calice a 1 e G1 niente. Ho perso da combo, doppio snoop, non ne uscivo più. Trotting in the Ice, bella carta. Peccato che oggi le fenici non si fanno vedere, sono un po' timide oggi. In ogni mio video e sei inutile. Beh, ma anche fuori dai tuoi video. Panino al salame, judge che non lavora, 2-2, le nostre demilice adesso si stanno facendo vedere, ma siamo già mezzi morti, però abbiamo dato il nostro tokenino, Alessandro Del Gaudio, dopo devo farlo vedere perché cacchio così, sennò mi credete che do il giveaway. Per me era un torneo finito già da un po', però per ridere. Abbiamo continuato a giocare sto Demilich, fa ridere sto mazzo, porco zio, fa schifo. 3-4, abbiamo fatto schifissimo, abbiamo perso da tutto, adesso abbiamo perso da Belcher, abbiamo perso da Martellone. Tanto sto riprendendo me, e niente, vabbè, non si può sempre vincere oggi. E poi faccio pure un video. Ma ci sei pure tu? Contento che un bel torneo da veri uomini non hanno aspettato. E se la stanno giocando. Bravi, bravi, bravi. Tre amici ci sono. Sono contento. Bel torneo. Figato abbastanza liscio. Adesso andiamo a mangiare. Oggi andiamo a mangiare thailandese. Perché qua abbiamo i professionisti qua.
troppo forte. Diamo qualche parere a caldo? Sì, diciamo che... Qualche vince. Ah, ok, c'è una ripresa. Cosa ne pensi sul fatto di non splittare? Boh, io sono sempre contento quando non splitto. Bravo, in realtà. Davvero uomo. Sì, ma perché almeno c'è più competizione, c'è più quella cosa del... Sì, sì, ma... Però se perdi la prima fa troppo ridere. E niente, abbiamo giocato Fenici Demilic. E il mazzo fa schifo. E infatti io ho detto, commenti? Fa schifo. No, fa schifo. Vabbè, basta. Ed eccoci qua tornati in camera mia. Come al solito al post vlog, dove parlo del torneo, parlo di cosa è successo e di cosa non è successo. Semplicemente non si può sempre fare vincere, non si può sempre vincere questo gioco, e bisogna accettare il fatto che a volte si arriva a dei tornei e si perda. In questo caso abbiamo perso male. Siamo partiti da un bellissimo 0-2 drop, quasi drop, ma ho continuato a giocare semplicemente perché giocavo un mazzo veramente bello, divertentissimo, che era Fenici, ma che purtroppo bello ma non balla. Classico mazzo così. Ho portato una lista un po' diversa rispetto a quella di Aspiring Spike, ma faceva cagare lo stesso. E... però Thinking the Ice, carta vera in sto meta, secondo me. Da lavorarci su, ma carta vera. Detto ciò, se no sembra sempre che voglio flexare nei miei vlog, non è quello l'obiettivo, l'intento. E probabilmente... sta domenica probabilmente potrei andare a Gallarate, al checkpoint, a giocare. Ultimamente sono un po' saturello di Magic, ma sicuramente andrò al Four Seasons il 16-17 ottobre, e lì c'è da divertirsi. Mi piace sempre come ambiente, molto bello quello bolognese. Poi, oh, se magna. Poi, per chi è in zona Emilia, al Mole Emilia, che vi metto il link in descrizione, c'è uno dei preliminari del giocatore medio, e quindi se volete andare a giocare andate, e non è male, è figo. Tra l'altro, sì, mi piace questo circuitino che sta facendo Edoardo col giocatore medio, mi piace un sacco, e niente, dai. Questo evento qua della Mole... dovrebbe essere domenica 10 ottobre, quindi la settimana prima del Four Seasons, quindi andate. E tra questi preliminary c'è il 24-10, 24 ottobre al Multiverse of Games, nel mio negozio di fiducia, a quello andrò sicuramente per forza. E niente, dai raga, spero che vi sia piaciuto questo tipo di video. Ho voluto sperimentare questo torneo, ho voluto sperimentare forte questa lista di cui credevo veramente tanto, ma effettivamente è un mazzo bello ma non balla. Io sono un giocatore da tier 1, non sono abbastanza bravo da giocare dei tier un po' XD e vincerci, quindi in generale... Poi comunque in realtà ho sculato tutte le volte perché UR era probabilmente un mazzo fortissimo. Probabilmente nei tornei successivi cambierò? Boh, forse sì, forse no. Ci sto lavorando, ma nel dubbio porterai sempre i Zed Tempo, perché Ragavan in sto meta è troppo, una carta troppo forte. E niente, raga, ditemi la vostra, ditemi in che tornei andrete in queste settimane, visto che si può giocare. E ricordatevi, Green Pass o mica Green Pass, ho avuto dei commenti un po' strani sotto alcuni video. È necessario in questo momento, e poi comunque sono spesso le strutture giustamente a richiedercelo, quindi quando si va in casa di altri si seguono le regole delle case degli altri, quindi in questo caso il posto ospitante era stato la casa dei giochi e l'organizzatore era il COM, che comunque mi piace molto il loro tappetino e le loro alcune cose che fanno loro sono molto belle. Detto ciò, piccolo preannuncio, l'avete visto probabilmente sui miei social e su quelli di Simone. Il weekend 29-30 gennaio a Milano ci sarà l'Insiders Cup Modern. E ci saranno veramente tante 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 robe extra torneo, ma veramente tante. Quindi voglio fare una mini fiera raduno torneo. E probabilmente ci saranno cose molto fighe anche digitali,
quindi se non potete venire all'evento ci saranno cose anche per voi. Quindi rega, tenetevi pronti, tenetevi proprio pronti.